E da New York ci spostiamo a Lampedusa dopo lo sbarco dei migranti dalla Open Arms. Ora la tensione si concentra su un'altra nave ONG, la Ocean Viking, da 12 giorni in mare con più di 350 naufraghi a bordo. In diretta c'è l'inviato Giuseppe Lavenia. Muovendosi con la sua rotta sulle navi e sulle cartine nautiche ha disegnato quello che è un disegno e una richiesta d'aiuto, cioè un cuore. È una richiesta d'aiuto che arriva dalla Ocean Viking, la nave norvegese, dove da 12 giorni ci sono 356 persone, 356 naufraghi salvati al largo delle coste libiche. Oggi c'è una nuova richiesta per un porto sicuro per farli sbarcare. I medici a bordo dicono che le condizioni sono sempre più difficili, sempre più critiche, ed è una situazione che ricorda da vicino proprio quella della Open Arms, che si è conclusa ieri con lo sbarco in porto e con l'attracco della nave dopo che un magistrato, il procuratore di Agrigento, è salito a bordo e sostanzialmente ha rilevato delle condizioni su cui si doveva intervenire. Allora andiamo a vedere nel nostro servizio i passaggi principali del provvedimento di sequestro. Vediamo. Dissociazione nevrotica e psicotica, uomini e donne con una percezione della morte distorta da una condizione estrema. Riporta la relazione di medici e psicologi il procuratore di Agrigento nel provvedimento di sequestro. Le autorità competenti ne erano a conoscenza eppure non intervennero. Non ci sono indagati, ma il magistrato vuole capire perché con una situazione così critica non fu disposta l'evacuazione di tutti i naufraghi. Un passaggio chiave, l'obbligo di salvare vite in mare è un dovere degli stati a prescindere dagli accordi per il contrasto all'immigrazione clandestina. I soccorritori ieri hanno temuto che i migranti della Open Arms si lanciassero tutti e 90 in mare, non avrebbero potuto salvarli. Matteo Gregorio è riuscito a raggiungerne 4. Il vederli lanciarsi letteralmente da quella nave è stato abbastanza forte. L'ultimo sbarco fantasma la notte scorsa, 50 naufraghi salvati al largo dell'isola. Questo giovane era sul barcone. Il clandestino, un tunisino. Ci chiede di prestargli il telefono per contattare un familiare che si trova in Italia. Vorrebbe raggiungerlo, ma senza documenti. Non sarà facile.